poetica la mia, per quanto possa anche sembrare poetica, allora il tarologo entra in connessione con l'anima del consultante, grazie ai tarocchi, e fornirà le risposte che quasi naturalmente emergeranno. E quindi nei tarocchi c'è una componente di aiuto, che le tradizioni chiamano di servizio, profonda. I tarocchi sono uno strumento di servizio, non uno strumento per... Volete sapere cosa accadrà domani? Aspettate domani. Questa è la mia risposta rispetto ai tarocchi. Il vero modo di utilizzare i tarocchi è porsi nei loro confronti come dinanzi a una medicina, o più correttamente, con un senso profondo del termine, a un balsamo. I tarocchi, e in questa parola c'è tantissimo, sono un balsamo per la nostra memoria. I tarocchi ci dicono chi siamo. Non perché noi non lo sappiamo, non possiamo saperlo da soli. Lo scoprite da soli, tanto meglio, non avete bisogno dei tarocchi. Ma se non riuscite, o se sentite che potete essere aiutati, lasciatevi aiutare da questo strumento, perché vi ricorderà, vi rispolvererà chi siete. Perché semplicemente ve lo siete dimenticato. Vi rispolvererà cosa volete dalla vita, dove volete andare, verso quale direzione avete bloccato i vostri progetti, perché non avete più deciso a una certa età di andare avanti in quella cosa a cui tenevate tanto, perché siete finiti in quella situazione che ora vi sta tanto stretta, che vi sta mandando tra virgolette in crisi, o perché siete bloccati e tra virgolette malati in quella situazione. Capite? Sono un balsamo per la vostra memoria. Allora, tutto questo non ha nulla, nulla a che vedere con la cartomanzia, nulla. E il solo accostamento con la cartomanzia per me è doloroso, ma non perché la cartomanzia non vada bene, ma perché è un'altra cosa, è un'altra disciplina. Questa si chiama tarologia, che consiste nel discorso sui tarocchi scientifico.